ma sempre Ercolano che viene a pigliare palla lunga da dietro, sponda per Mazzeo e Mazzeo subito lì o va da solo oppure si accompagna a De Giorgio o a Cutolo. Ancora la Cavese in attacco, Aquino cerca di andare via, tiro di Aquino, rete! Bellissima rete della Cavese al 25esimo, un'azione strepitosa, strepitosa, ripeto, di Giuseppe Aquino, che si libera di due uomini, appena sarà pronto il replay lo faremo vedere, e batte imparabilmente il portiere Benassi. Paolo, un gol da categoria superiore. L'avevamo detto, Ciro, Aquino stava facendo letteralmente ammattire la coppia centrale, ora ha superato con un pallonetto Cudini, ma aveva già tolto il tempo a Pagani, vedi, se n'era già andato, quindi è proprio la mobilità, l'intraprendenza, l'intensità di questo giocatore che non ha grandissime giocate di fino, ma è straordinario per la capacità di stroncare sul piano dell'iniziativa, del passo, della corsa, gli avversari, e ha fatto un grande gol, un gol molto bello anche come esecuzione tecnica.